Allora, parlando di eccellenze presenti qui a Palazzo Brancaccio per Botteghiamo, regalo d'autore, parliamo del cioccolato di qualità di chi ne ha fatto un'arte dal 1860. Esatto, ottimo. Dal 1860 la Pernigotti, che è leader praticamente con il Gianduiotto, dove praticamente è il Gianduiotto per antonomasia, cioè lo facciamo senza assolutamente latte, e a questo si è affiancato anche un gusto un po' più forte, che è il Gianduiotto fondente. In più abbiamo praticamente il nostro cremino, che anche questo è diventato in poco tempo leader di mercato, naturalmente, perché la Pernigotti lo ha fatto sia classico che fondente, e è un must della nostra cioccolateria. In più, qui non è presente, con la nuova produzione noi siamo sul mercato con un vasetto da 350 grammi di cioccolato spalmabile, sia classico che fondente. Ha un discreto successo da quando l'abbiamo lanciato, praticamente dallo scorso anno, e non vorrei usare per dire fare il venditore, cioè nel senso che il nostro prodotto non ha olio di palma, e come lei ben sa oggi è diventato un po' un problema questo olio di palma, anche se poi effettivamente non è che faccia così male, però la gente sta un po' più attenta. Mangiarne troppo che contenga questo prodotto dicono che faccia male, ma tutto fa male se si abusa di olio, di burro e di quant'altro. Ecco, questa è quella che è oggi la Pernigotti. Quindi ecco, allora, siccome il nostro segmento di Liberi TV è un segmento dedicato proprio all'Italia e alle sue eccellenze, proprio come fatto culturale, allora evidenziamo proprio questo, come un'azienda che comunque fa i grandi numeri è in grado comunque di preservare la qualità per rendere grato e felice il consumatore. Certo, la qualità è alla base del nostro prodotto. Da circa un paio d'anni, cioè da quando abbiamo cambiato proprietà, devo dire e spendere due parole per la nostra proprietà, che è molto attenta alla qualità, ha cambiato 160 ricette, dando spazio a tutti quei prodotti di qualità, non mettendo praticamente prodotti o additivi o quant'altro, considerando che la nostra proprietà viene dalla farmacia, quindi chi più di loro può usare e dosare i prodotti che mettono dentro. Allora, dal suo punto di vista, il consumatore di oggi, noi siamo anche una web TV che è orientata verso il cittadino e verso diciamo quelle che sono le sue esigenze e richieste, ecco. Voi come vi ponete di fronte alle richieste dei vostri consumatori? Quanto ne tenete conto? Dove andate a soddisfarli al meglio? Soprattutto come cercate di soddisfarli, magari tenendo d'occhio il mercato, facendo dei test, ecco questo. Allora sì, facciamo tutto quello di cui lei parla e naturalmente anche cerchiamo di soddisfarli soprattutto sotto il lato della qualità. Bravo. È difficile oggi perché essendo un'azienda presente nella grande distribuzione soddisfare qualità e prezzo diventa difficile. Quindi stiamo combattendo anche di fronte a questa esigenza di far combaciare le due cose, qualità e prezzo. Allora, i suoi speciali auguri di Natale ai nostri utenti, quindi che cosa diciamo, che cosa auspichiamo per questo Natale 2015? Quello che si è sempre detto, praticamente tanti auguri di buon Natale, di un sereno Natale, di un ottimo anno nuovo, anche se è difficile dirlo, ma io sono speranzoso per il prossimo futuro. Molto. Thank you.